Normalmente dopo una fuga del genere uno si siede e lascia perdere perché capisce che non ha più energie, lui non vuole gettare la spugna e i chilometri che mancano sono pochi. Se riesce a restare davanti con una ventina di secondi, 15 secondi, può vincere ancora la corsa. Intanto Montaguti va a rilanciare, siamo proprio nel centro, quindi mancheranno 6 chilometri all'arrivo. Ricordiamo che l'ultimo chilometro, 200 metri, è in salita per arrivare qui all'arrivo di San Carlo Arona. E questo cambia tutto, perché con l'ultimo chilometro in salita la scia non conta niente e quando arrivi là in un gruppettino hai sempre paura di essere staccato, perciò succede anche che qualcuno resta sulla ruota. Attenzione, perché è uscito dal gruppetto degli inseguitori la maglia della Colnago CSF, quindi di Brambilla, il giovane neoprofessionista che si è staccato e sta andando a raggiungere Montaguti. Eccolo qua dalla nostra telecamera posta con Moto 1, vediamo proprio Montaguti che viene raggiunto dal Brambilla. Guardate Brambilla come fa le curve molto meglio di Montaguti, aveva 50 metri prima della curva e a fine curva si è già riportato sulla sua ruota. Sicuramente aveva anche come punto di appoggio Montaguti, è riuscito a gestirla un po' meglio, però vuol dire che va molto forte. Non lo conosco bene anche perché è giovane, un neoprofessionista e non so le sue doti di discesista. Correva nella tua stessa squadra da dilettante, ovvero la Zalf, che è stata anche la squadra di Ivan Basso. Sì, anch'io ho corso in quella squadra, tanti campioni sono usciti da lì. Vediamo che adesso sta rilanciando l'azione, adesso bisognerà vedere se Montaguti avrà ancora le energie per dargli dei cambi, perché in questo momento in alcune volte quando ti trovi un corridore che ti raggiunge dopo tanti chilometri, anche psicologicamente cerchi di collaborare un po' meno perché sai che nel finale lui è avvantaggiato nei tuoi confronti. Bellotti e Piemontesi davanti, e Piemontesi dell'Androni di qui Giovanni, adesso in questo momento è Meyer a tirare. Sembra che ci sia un'ottima collaborazione anche da Montaguti, Paolo. Ma Montaguti ci crede, ha speso tanto e vuole arrivare all'arrivo. E guardate, non lesina energie, adesso si è portato al comando. Notiamo la differenza dei materiali tra Montaguti e l'altro atleta che monta le ruote alte. Sicuramente in questo tratto gli danno un po' di vantaggio perché gli atleti viaggeranno a circa 47, 48, 50 all'ora. Hanno un margine di una decina di secondi i due che sono praticamente andati via dal gruppetto di questi inseguitori quando mancavano 4 chilometri all'arrivo. Ecco qua il gruppo, sono molto allargati, questo è il compagno di squadra di Montaguti che vediamo si sfila, non tira, però l'andatura non mi sembra velocissima di questi. Adesso prova Meyer e prova anche Usaschi che è ancora lì. Ecco, come avete visto, quando Chiarini è andato in testa l'andatura è rallentata perché lui logicamente è compagno di squadra di Montaguti, si è spostato e queste cose rallentano e fanno perdere un po' di ordine all'azione per gli inseguitori e fanno perdere secondi. È un'azione comunque leale questa, sì. Ma sicuramente fa una cosa normale, lui non ha dato fastidio a nessuno. Adesso vediamo ancora i due atleti in testa, sono ad Arona e Montaguti sta continuando a collaborare. Mi sarei aspettato da parte sua un po' di risparmio, invece probabilmente si sente ancora bene. Sono ad Arona, transitano, poi arriveranno sul lungo lago e da lì inizierà la salita dell'ultimo chilometro. Ecco qua gli inseguitori con Zanasca davanti. Inseguitori che però non sembrano avere un grandissimo accordo, mentre invece testa bassa e pedalano a tutta Brambilla e Montaguti che ha ancora tante energie, in questo caso è davanti Brambilla, il giovane veneto. Per vincere la corsa loro adesso devono andare a tutta fino ai piedi della salita, ai piedi della salita fare il punto della situazione e vedere quanto è il loro vantaggio. Se hanno una ventina di secondi, 25, possono vincere, anche perché dietro poi cominciano a giocarsi le carte per il terzo posto. Logicamente Montaguti può darsi si trovi senza gambe perché ha speso molto di più, staremo un po' a vedere, però l'importante è che nessuno dei due si risparmi fino all'ultimo chilometro, se no possono perdere tutto il vantaggio che hanno. Rilancio l'azione sui pedali, Gianluca Brambilla, che l'abbiamo visto tirare fuori la lingua come faceva quando era nel pieno del suo sforzo un grandissimo cestista, ovvero Michael Jordan. E intanto qua siamo ancora con le immagini e quando sono così allargati, Paolo, vuol dire che l'andatura non è elevatissima. No, non è elevatissima, praticamente si guardano,
Si guardano e non sanno cosa fare, nessuno vuole collaborare. Adesso i due atleti in fuga stanno fiancheggiando il lago, tra poco arriveranno ai piedi della salita, adesso girano a sinistra e qua inizia il tratto più impegnativo. Esatto, vedete già il pallone dell'ultimo chilometro, si abbandona la statale 33, si arriva sulla provinciale 35 che porta qui a San Carlo Arona, ultimo chilometro sotto il quale transitano adesso i due che stanno andando di buona lena, e adesso dovremo andare a misurare il vantaggio che hanno i due nei confronti del gruppetto dei fuggitivi. Ecco qua, ho fatto partire il cronometro, vediamo. La natura mi sembra leggermente diversa fra i due di testa e questi dietro. Ma si studiano, poi come vedete non vedono più i due fuggitivi davanti, si guardano. Adesso 15 secondi. Mi aspetto qualche scatto, 15 secondi sono un tanti chilometro. E sono anche pochi, perché pendenza. Logicamente bisogna vedere. Adesso si troveranno 500 metri abbastanza difficili, 200 metri, 300 di pianura e 300 metri finali dove si giocheranno la corsa. Continua ad andare a tutta però Paolo, con Montaguti che dal cambio a Brambilla, quindi probabilmente inizieranno a studiarsi i due quando avranno la certezza. 15 secondi sono un margine sufficiente per fare calcoli, oppure fino a quando dovranno arrivare sotto per poi decidere come impostare la volata finale? Intanto dietro vediamo degli scatti, tra l'altro mi sembra proprio sì, Chiarini, esatto, che è compagno di squadra di Montaguti, che è stato sulla ruota, ha risparmiato un po' di energie. Si porta dietro l'atleta della Lettigas. Bellotti dietro con Chiarini, poi vediamo tutti gli altri e ancora una volta è Chiarini in salita, è segno che sta bene anche il compagno di squadra di Montaguti, perché ogni volta in salita va a scattare. Però vedete che adesso, quando ha visto che è stato raggiunto, si è spostato. I due atleti davanti stanno andando ancora d'accordo, adesso le energie saranno poche e arriverà il tratto pianeggiante. Lì riprenderanno fiato e studieranno le mosse e contromosse. E lì, se uno ha energia da scattare, lì ai 300 metri, quando la strada riprende a salire, è il momento giusto. Però sai, si fa presto a parlare, sono poi le gambe che dicono la loro. Sì, ricordiamo soprattutto che Montaguti è in fuga dal 35esimo chilometro di questa gara e quindi ha fatto molta più fatica rispetto a Brambilla. Sicuramente, però vedete che Brambilla sta lavorando bene. Montaguti è lì a un metro, la scia conta più psicologicamente che come vantaggio in questo tratto di strada. Ora troveranno il tratto di strada pianeggiante e lì chi ha un po' più di energie vincerà la volata o proverà a scattare, staremo a vedere. Intanto si volta a controllare la situazione Brambilla e davanti ancora Montaguti, splendida questa immagine con lo sfondo del Lago Maggiore. Purtroppo la giornata è di quelle a cui ci siamo abituati ormai in questa primavera, con freddo e pioggia, e qua il campione australiano Meyer a guidare la pattuglia dei seguitori, grande sforzo. Ecco qua che parte proprio Brambilla ai 300 metri, parte Brambilla dove la strada inizia ad arrampicarsi ancora di più, scatto secco da parte di Brambilla, Montaguti sembra non poter reagire, Paolo è quello decisivo. Montaguti non si è alzato, era stato seduto sui pedali, la stanchezza gli fa sentire, continua a rilanciare Brambilla davanti, adesso staremo a vedere un po' qual è il suo vantaggio. Brambilla va ancora, si volta indietro a controllare la situazione, lingua fuori, bocca aperta per lui, neoprofessionista. Adesso arriva l'ultimo tornante e poi si vedrà l'arrivo, mancano 100-150 metri, non vediamo Montaguti, non sappiamo si qual volta. È il suo vantaggio, ma si volta. Si volta Brambilla e con questa inquadratura fissa possiamo vedere il vantaggio che è abbastanza rassicurante da parte di Brambilla, che quindi ormai dopo questa curva vedrà lo striscione di arrivo, mancano 40 metri per lui, questa è la telecamera posta proprio sull'arrivo e quindi Brambilla va a vincere la sua prima gara da professionista, segno della croce per lui, braccia al cielo. Secondo posto Bellotti in rimonta su Montaguti che si dispera, poi arriva Chiarini ed infine arriva il campione australiano Meyer, poi qua Zanasca e dietro Zanasca il corridore dell'Androni, di qui Giovanni Piemontesi. Si è tutto deciso negli ultimi 300 metri. Ultimi 300 metri, intanto qua dopo la grande fatica anche per lui arriva al nono posto Bartó Susaski. Negli ultimi 300 metri si è decisa questa gara con lo scatto che rivediamo qui di Brambilla. Sì, Brambilla è stato molto bravo, è partito al momento giusto, conosceva bene il percorso avendolo fatto già 8 volte, era un po' più fresco e vedete che non si è neanche alzato.
Montagutti perché le sue energie erano finite. Montagutti secondo me ha cercato di tirare, di lavorare il più possibile perché voleva mantenere il podio, perché capiva comunque che aveva speso tanto. Quindi secondo te lui capiva che che Brambilla era più fresco di lui, ha detto prendiamo il vantaggio più possibile, infatti ha difeso poi il podio perché Bellotti l'ha rimontato, ma c'era dietro di lui il compagno di squadra Chiarini, ecco qua che rivediamo, si volta Montagutti, intanto Brambilla arriva a braccia levate, Bellotti lo brucia e poi trova ancora lo sforzo per riscattare e chiudere al terzo posto, però si rammarica perché probabilmente ci credeva. Intanto i bambini salutano, bella giornata di sport e questa è la grafica della classifica finale. Brambilla, Bellotti, Montagutti, Chiarini, Meyer, Zanasca, Piemontesi, Donati, Uzzaschi e poi Danny Pate, l'americano della Garmin, a chiudere il gruppetto. Gruppetto e qua nel gruppo invece vediamo Ivan Basso, per lui missione compiuta. Missione compiuta per Ivan Basso, un po' di acqua per lui, ma con la mantellina si è diviso bene. Oggi ha fatto il lavoro che voleva fare, è riuscito a fare 180 km, a fare un buon ritmo. Sicuramente lui non puntava a una vittoria di questa corsa, ma a fare un buon lavoro in vista del Tour de France. Si ricorderà a lungo di questa giornata Brambilla. Andiamo a sentire allora il giovane neoprofessionista veneto.